Buongiorno amiche, buon mercoledì, ben ritrovate sul mio canale. Oggi sarebbe la giornata dedicata alle perline ad i tutorial, ma ahimè, tempo per girare un tutorial non ce n'è stato assolutamente. Prometto che recupero e quindi video acquisti. Ho fatto un piccolo acquisti italiano perfetto. E la prima, un piccolo acquisto da Sabrina da Perlinolandia, perché praticamente ho visto, io sono una molto distratta, lo dico, vi comincio a mostrare il pacchetto, lo scatolino, sono una molto distratta e ho visto varie volte post di degli elementi che si chiamano shimbal, che sono degli elementi pregiati da intervallare e da utilizzare unitamente alle perline. E Linda, una mia cara amica, Linda Gioia, ha fatto degli orecchini di cui vi metto la foto. Io mi sono innamorata di quegli elementi, quindi ho chiesto a Linda dove li avesse acquistati. Ovviamente lei mi ha detto dove li aveva acquistati. E quindi sono subito corsa sul sito di Perlinolandia. Vi metterò giù nell'info box, vi metterò le informazioni utili come riferimento. E quindi volevo acquistare questi elementi. Naturalmente, quelli che volevo color oro sono finiti, però ne ho preso qualcuno in argento con la promessa poi di acquistarli appena insomma si riforniranno. Questo è il, ovviamente, Perlinolandia. E questa, vabbè, è la fattura che ovviamente a voi non interessa. È arrivato tutto carino, imballato, scatolino e questa carta arancione che io sapete che adoro. E passiamo subito al dunque. Gli omaggi ve li mostrerò alla fine. Ovviamente, la compagna di merenda. Aspettate che sistemo la camera. La compagna di merenda è stata Linda. Lei unitamente a me fa le scorribande, ma questa volta devo dire la verità, è stata veramente bravissima e quindi ha fatto pochi acquisti. Li ho fatti invece forse, no, forse, sicuramente ne ho fatti di più io. Stacco un attimo mentre apro la busta. Rieccomi. Quindi niente, ne ho fatti sicuramente più io e adesso passo a mostrarvi quello che ho preso. Ovviamente gli elementi di cui parlo sono i shimbal, poi vabbè hanno vari nomi, si chiamano così, vedete? Ma ovviamente sono dei connettori, ma ovviamente ve li mostro alla fine perché? Perché io sono un po' cattivella, perché vi devo incuriosire, quindi passo prima a mostrarvi le perline. Allora, come colori, allora ho acquistato ginco perché ho in mente di fare gli orecchini di Linda, quelli che vi ho mostrato nella foto prima, Vittoria, e quindi non sapevo bene che colori utilizzare insieme all'argento. Voi sapete, io non sono una grande abbinatrice di colori con l'argento e quindi non lo so, li ho presi per valutare. Questo è il mio primo acquisto, quindi ginco. Poi ovviamente ho preso anche questo colore fantastico, Magic Velvet Carrot, che sono quelle che Linda ha utilizzato nel suo elemento, però il colore, perché però erano paisley. Quindi queste anche adorabili. E ovviamente presa dalla foca del colore Carrot, che voi sapete che io amo, i colori mattoni aranciati, ho preso due bustine di paisley o paisley, vabbè al momento non mi ricordo bene la pronuncia, ma tanto voi la sapete benissimo. Idem, ho preso le gem duo perché invece voglio fare un altro progettino che poi vi mostrerò nel video creazioni perché non ho ancora deciso bene i colori. Sempre gem duo, ho preso queste matte lemongrass. Io adoro specialmente per l'estate questi colori per fare qualcosina di etnico un po' chic, insomma, a me piacciono questi colori, mi piace osare, quindi quest'altro colore. Non ho fatto tanti acquisti, eh? Bisogna sempre acquistare con moderazione, quindi acquistate quando potete. Ecco.
non vi fate prendere dalla foga, perché poi non va bene. Quindi io acquisto con moderazione e lo suggerisco anche se faccio dei video acquisti, come l'ho fatto il mese scorso, però non compro questa quantità industriale, cerco di comprare quello che so che utilizzerò e nonostante ciò non utilizzo tutto, però insomma senza farsi prendere la mano. Andiamo al dunque, altro colore di Paisley. Voi qui lo vedete color pesca, ma in realtà è un rosa assolutamente non pesca, è più un rosa bambola, ma voi dalla telecamera lo vedete tipo corallo. Assolutamente il colore non è questo e non so come fare per farvelo vedere. Niente, si vede sempre così. Vabbè. Comunque è rosa, non è pesca. Si chiama Bondelli Matte Coral. Dopodiché, come altre ginkgo, ho preso queste, le Dark Teal. Poi dopo ho preso quest'altro colore che non avevo mai acquistato, di Paisley Duo Matte. Queste le Cobalt Matte. Vabbè, qui nella bustina non si nota proprio. Ecco, guardate dal vivo come sono cangianti, sono bellissime queste. Ecco perché ho aperto, perché dalla bustina non si apprezza il colore. Dopodiché ho preso anche delle Chevron Duo perché le voglio utilizzare insieme ai connettori per Chevron Duo che vi mostrerò ovviamente sempre alla fine del video oppure all'improvviso, così andate avanti e indietro per vedere dove li ho mostrati. Vabbè, ragazze, non ci fate caso. L'estate porta un po' di sana follia. Dopodiché ho acquistato delle bridge in due colori, sempre ovviamente per fare gli orecchini Vittoria di Linda Gioia. E poi eventualmente potrei anche fare gli orecchini di cui ho fatto il tutorial ultimamente, Enigma. Vorrei provare a farle esagonali, quindi le ho prese in due colori per vedere se riesco a realizzarne qualche paio, almeno un paio in colori estivi, perché quello, ragazze, io ve lo dico, l'ho smontato, sappiatelo. Dopodiché ho preso, perché mi servivano, delle Delica. Ho preso questo colore bellissimo, guardate, veramente spettacolare. Quest'altro, anche questo voi lo vedete verdastro, ma è blu, non è assolutamente, provo, no, lo vedete sempre che vira al turchese, ma in realtà non è turchese. Ecco, ora faccio cascare tutto. Non è turchese, è proprio blu, nel blu dipinto di blu. Non ha dei riflessi col turchese, ma da quello che vedete dalla camera è un colore completamente diverso. Non oso immaginare questo, che è l'hot pink. Ah, no, vabbè. Questo si vede, voi lo vedete più fucsiato, più sul fucsia magenta, invece più sul violetto. Comunque questo è un colore bellissimo, particolarissimo, e vorrei utilizzarlo con dei rivoli chiari, giocare un po' di contrasto. Dopodiché ho preso questo colore che amo, che voi ovviamente vedete più sul dorato, ma invece ha dei riflessi col rosa ed è bellissimo questo colore, straconsigliato. E poi ho acquistato questo, che in realtà secondo me ho sbagliato, non era questo il colore che volevo, però mi piace molto. Voi lo vedete più chiaro beciolino, invece dal vivo è più riflessato con i colori del rosa e del fucsia, qua sembra più un beciolino pallidino. Dopodiché ho acquistato queste nappine carinissime per fare degli orecchini sventolanti al sudace. Ultimamente avete visto che mi piace un po' di movimento. E poi ho acquistato queste le paillette perché le ho viste nel video di un'altra creativa, mi sembra Cristina Criù. Sì, Cristina Criù. Ed ho pensato, mi piaceva il colore, ed ho pensato che forse sotto al soutache, utilizzandole col soutache, qualcosa ne potesse uscire. Ok, ora vi mostro. Direi che dopo 9 minuti e 45 d'attesa posso mostrarveli. Eccoli qua. I connettori di cui vi parlavo.
Questi che si utilizzano generalmente con le paisley, ma poi o paisley, ma poi andiamo di fantasia e si chiamano liotrivi. Guardate, ragazze, sono bellissimi. Ovviamente il color oro, ho visto che esistono anche oro rosato, ma ovviamente a trovarli adesso se ne parlerà probabilmente a settembre. Poi se qualcuno di voi sa dove reperirli, me lo scriva giù nell'info box, nei commenti, anzi, che insomma io sarei veramente felice di trovarne qualcuno oro ed oro rosa. Li adoro veramente, sono bellissimi. E questi, che invece sono per le chevron duo, quelle che vi ho mostrato prima. Io non ho tante chevron duo, non è una perlina che mi piace molto, quindi vedremo cosa ci riesco a creare. Come questi altri, scusatemi, hanno due facce, vedete? Anche questi sembrano dei fiocchettini da un lato e dall'altro hanno invece questo disegno. Hanno anche questi fori. Giustamente io non vi ho mostrato dove sono, ecco qua, queste invece hanno i fiori in questo senso, vedete? Ecco, ne hanno quattro, ben quattro. Quindi questi veramente sono adorabili, questi li ho presi per sperimentare. Ora vi mostrerò anche senza il suo consenso, non me ne vorrà, spero, altrimenti taglierò il video. Linda che è stata buonissima. E ha acquistato delle paillette, poi ci mostrerà lei come le utilizzerà sicuramente questi colori bellissimi. E poi anche lei ha riacquistato le matte velvet carrot e le matte velvet dark teal. Sono dei colori di paisley veramente fantasmagorici. Ora vi faccio vedere gli omaggini che sono questi, tutti paiettosi. Eccolo qua, questo è il primo, vedete, sono come dei fiorellini trifoglio e c'hanno il forellino dietro, quindi questo è il primo. Eccola qui, sì, così si vede. Questa è la prima. Questa grandina grandina, vedremo come riuscirò ad utilizzarla. È così ed è in questo colore turchese bello carico. E questo invece è in color corallo, sempre trifoglio. Poi questi a forma di foglia rosata, che voi vedete di un rosa pallido sempre, ma in realtà sono rosa, non sono rosa pallido. E poi ci ha omaggiato delle Cheops Parpuca. E quindi color opaque red, che sembra arancione, ma è proprio un opaque red. Grazie per gli omaggi e niente, ragazze, il mio video acquisti congiunto con Linda, anche se questa volta ha collaborato molto poco, è stata brava, vedete? Ecco, acquistare con moderazione e niente, vi lascio con questa stupenda immagine dei Shimmal e vediamo cosa ci riuscirò a fare. Ovviamente se vi va lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per avere le notifiche future, lasciate un commentino, suggerimenti o quant'altro e niente ragazze, come sempre buona creatività. Se vi va vi invito ad iscrivervi al gruppo che amministro insieme a Linda e Manuela Loru, che si chiama Creare in Armonia e Libertà. Trovate il link giù qui o nell'info box oppure in una scheda che vi caricherò. Vediamo e iscrivetevi se vi va. Di cosa parliamo? Niente, condividiamo le nostre passioni, perline, sutacio, un po' di creatività e ci facciamo compagnia in tanta serenità. Come sempre, baci e buona creatività. Ciao!